Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta Guinness. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, cacao amaro, fecola di patate, lievito per dolci, sale, zucchero di canna, burro, uova, birra Guinness. Per la copertura, zucchero semolato, vanillina, formaggio fresco spalmabile e mascarpone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Aggiungiamo il burro. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità 4. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova. Le facciamo montare per 2 minuti a velocità 4. Togliamo la farfalla dalle lame. Aggiungiamo la farina, la fecola, il cacao, il lievito e il pizzico di sale. Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. Adesso dal foro del coperchio a velocità 3 aggiungeremo la birra. Chiudiamo con il misurino e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Trasferiamo il composto in uno stampo del diametro di 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 50-60 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Nel frattempo prepariamo la crema. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, e la vanillina. Ed azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola.
Posizioniamo la farfalla sulle lame. Aggiungiamo il mascarpone. Il formaggio spalmabile. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità 4. Trasferiamo la crema in un contenitore e lasciamola riposare in frigo per un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la crema dal frigo, adesso la spalmeremo sulla superficie della torta. Torta Guinness. Grazie e alla prossima ricetta!